TG. Buonasera, buonasera dal centro sportivo di Ancaranello. Eccoci qua, innanzitutto vorrei presentare qua il bardello d'eccezione. Abbiamo i fratelli Alessi, ovvero il mitico Alessio Alessi, nonché il fratello Lorenzo. Applauso. Guarda, è stata una settimana, ecco, la scorsa è stata una bella settimana perché comunque avevamo vinto tutto bene. Questa settimana purtroppo abbiamo perso, anche se siamo passati ai calci di rigore, contro Villa Sant'Antonio, una buona squadra. E direi migliore in campo, come al solito, Villa Sant'Antonio, Matteo Severo, numero 7, veramente bravo. Peccato il tunnel da suo amico Patasta, e ahimè, oh, cosa vuoi, cose che capitano. Ma bando alle ciance, diamo la parola al mitico Patasta. Applauso Patasta. Ringrazio Tibbe per la linea. Bello piacere. Vorrei entrare lo Sporting, il TG non è solo risate, scherzi, stupidaggini o parlare di calcio. Ma noi con il TGD vorremmo anche muoverci nel sociale, giusto? Giustissimo! Nel sociale, giustissimo. E cercare di risolvere dei problemi che sono sempre più noti in questa società. Ma non facendo donazioni e quant'altro, noi vogliamo prendere caso per caso e risolverlo, perché il nostro motto è uno, un problema risolverlo, ma per bene, a una persona, in maniera singola. E oggi abbiamo qui, penso, uno dei nostri più grandi successi, orgoglio. Devo dire, veramente un miracolo sportivo. Che è il nostro portiere qui, Mario Luzzi. Grande Mario! Lui, Mario, purtroppo ha sofferto per anni della sindrome dei portieri senza mani. E lui soffriva, ma lavorandoci su, sempre lui a testa bassa, senza sentire niente, sabato scorso è riuscito a parare tre rigori. Questo è per dire che i sogni, due, meglio. Ma questo per dire che i sogni a volte possono realizzarsi, giusto Mario? Sì, vado. Come ti, non ti commuovere troppo. Che devi dire, che ci dici? Com'è stata? Che emozione è stata a parare due rigori senza mani? Dici, com'è? Vabbè, stava. Hai parato due coi piedi, uno ha parato coi piedi. Uno coi piedi, uno con le mani. Che bravura! Un applauso, è stato bravo! Mario! Yeah! Ora lascio la linea a te per la presentazione del nostro portiere. Aspetta. Ah, sì. Allora, il nostro Spider-Man, Mario Luzzi, è un grande, è un ragazzo, guardatelo, inquadralo un attimo. Guarda, cioè, è un ragazzo fantastico, che dire, è proprio bravo, umile, un grande insomma, ecco, e felici, ecco, sento qualcosa che già conosco, sentite un bel... Yeah! Aspetti Mario, a me dispiace, guarda, che hai dovuto conoscere una persona come me, gli altri sono tutti ok, io proprio... Una roba proprio da neuro, come minimo. E niente, cosa vogliamo chiedergli a Mario? Possiamo dirgli, ecco, come ti trovi qua, dai? Come ti trovi qua con quei ragazzi, con mister? Gruppo fantastico, persone sane. Tranne il sottoscritto. Perché bene. Io non conosco la normalità, signori, non la conosco. Anche io se sono non nato, anche nato se non matto, cresciuto da matto e muoio da matto. Andiamo ai saluti, dai! Allora, è tutto per oggi da Ancaranello, prossima puntata avremo ovviamente altri giocatori e niente, continuate a seguirci, mi raccomando, e ricordatevi sempre in questo grandissimo, immenso e parte dal cuore... Per tutti voi, per tutti voi. 1, 2, 3. Alla prossima puntata! Sigla! Ah, un attimo. Prima di staccare. Un saluto grandissimo. Un amico mio, il mitico giovane di Villa Pigna, mi ha detto, ecco,
un grosso saluto a Vanessa, la moglie. Vanessa, questo è per te. Oh, ti ho fatto un triplete, Voglio dire, un triplete vale tanto, Ragazzi, alla prossima, Mi raccomando, sigla! Tattarà!